Ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di Frostpunk. Mi sta prendendo sempre di più questo giochino post-apocalittico gestionale in salsa steampunk, molto molto carino e molto più profondo di quanto possiamo pensare. Ora, la temperatura esterna è un po' risalita rispetto all'altro episodio, eravamo a meno 42, ma oggi a meno 30 è già un po' meglio. Le nostre risorse di coal, quindi di carbone, stanno diminuendo, ma stiamo andando a recuperarle con i nostri omini molto 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 importanti. No, questo qua è legno, questo qua è coal. Poi ce n'è un'altra qui, poi ce n'è un'altra qui, poi ce n'è un'altra qui. Ok, ce ne abbiamo un po' di coal pile, sicuramente li abbiamo un po' sparsi, però vabbè, a questo punto togliamo la pausa. Stiamo anche curando i nostri malati, sono 11 malati gravi, sono tantini. Qua stanno lavorando, no, qua stanno andando tutti quelli che possono, 5 engineers. Sta funzionando anche perché l'iter is on, ovviamente. Qua però facciamo work 24 ore su 24 sempre. Qua non resume, qua is raw food. Ok, abbiamo ancora 90 passi, ma non abbiamo più raw food, per quale motivo? Ma abbiamo base 1 su 5, gli altri 5 però ci sono. Ok, allora qui no, stiamo già facendo la nostra ricerca. Andiamo a metà velocità, stiamo guadagnando un po' di coal. È che non stiamo guadagnando tantissimo, però adesso siamo in vantaggio sicuramente. Stiamo aspettando di finire i primi upgrade. Assolutamente. Qua rimane un giorno, ma non stiamo curandoli tutti. Si stanno aumentando tantissimi i malati gravi. Perché mi sa che la missione di will be forced to sleep on the ground. Ah, caputtangela. Dobbiamo fare altre case. E quindi strade. E quindi strade che stanno costruendo, penso di sì. Spero per loro, spero bene per loro. Allora, dobbiamo mandare qualcuno anche a prendere un po' di questo, però non ne abbiamo più. Ok. Dove in buon esercito? Ok, perfetto. Allora, dobbiamo ricercare il beacon. Assolutamente. E dicevo, allora, qui di legno possiamo anche diminuire a 7 workers. E qua metterli tutti i possibili, ok. Iniziamo a prendere un po' di steel, assolutamente. Qualcun altro è morto nuovamente. Qua ne muoiono veramente a fiotti. Ma vabbè, sappiamo un po' come funziona. Sono ancora due homeless, 30 malati. Strada nuova in costruzione. Qua a livello 2 dobbiamo ricercarlo. Ok, non ce n'è più di qua. Wood crates. Qua ne rimettiamo 6. Assolutamente, via. Perfetto. Ok, la nostra colonia sta andando avanti. Piano piano sta andando avanti. Ok, poi dobbiamo fare anche delle ricerche un po' più avanzate. Qui 10 al giorno. Away for about 3 hours, then we return with 10 di raw food, perfetto. Assolutamente quello che ci serve. Questa lavora sempre e ci consuma del carbone, che infatti adesso sta diminuendo. Qua non può lavorare e stanno diminuendo i pasti, ragazzi. Giorno 7 quasi terminato. Possiamo fare una nuova legge però, io direi di farla assolutamente. Allora, city labor, save jobs, child shelter. Allora, there are not enough hands to do work, children can work in safe workplaces, perfetto. Work can be injured in accident, se no, child shelter. No, sinceramente no. Però non volevo uscire totalmente, volevo fare un'altra legge. Extra ration for the hill. To speed up recovery. Overcrowding. A medical should be. Ok. The medical is doubled. Allora, con questa legge possiamo dare più cibo ai malati e aumenteranno. Ma adesso abbiamo un problema.
Abbiamo un problema che abbiamo tanti malati e poco cibo, quindi dobbiamo prendere l'overcrowding che ci consente di raddoppiare le dosi di persone malate messe una di fianco all'altra, pilate una sopra l'altra, ci darà discontento che aumenterà. Però lo dobbiamo fare assolutamente. Beh, penso sia già in overcrowding, infatti. Guardate quanti, wow. Aumentiamo perché siamo in free time. Esatto. Purtroppo qualcuno è felice, qualcun altro no. Però ci possiamo fare poco. Veramente, ci possiamo fare poco. Allora, stanno tornando gli Hunters. Oh, sì. Questa è una bella cosa, secondo me. Secondo me è una bella cosa. Oh, c'è un problema. First amputation. Prima amputazione, ragazzi, per salvare la vita di un paziente abbiamo dovuto amputarlo. Won't be able to work. Consider seeing the care house or prospective law. Un'altra legge, care house. The gravity healer amputee will be cared for a low cost in special homes. Direi di sì. Triage, dedicated our efforts. Ok. Mi sa che amputare la gente non è il massimo, perché alla fine della fiera purtroppo il problema rimane. Il problema è che qui farà un freddo porco. Esatto. Il problema è che qui farà un freddo porco. Ah, mamma mia, c'è due sick absent, qui tre, qui due, un altro morto, bene. C'è un problema. Un paziente impaurito, uno dei nostri pazienti sta affrontando la morte, ma non vuole essere amputato. Continua a urlare che non vuole che nessuno gli tocchi la gamba e non vuole cambiare idea. Anche se la cancrena lo ucciderà in po' di ore. Ok, lo lasciamo morire allora. No, non diventerà un peso per la nostra società, ragazzi. Bisogna prendere decisioni importanti e gravi e non possiamo guardare in faccia a nessuno. Assolutamente. Il paziente che ha rifiutato la morte, che ha rifiutato l'amputazione, è morto di cancrena. Abbiamo fatto il massimo per attutire il suo dolore, ma ha sofferto terribilmente. Allora, ci sono due scelte che, insomma, come gameplay sono abbastanza stupide, perché questa è una scelta che in teoria è di risposta ovvia, è stata una sua scelta, l'abbiamo detto 2 secondi fa. Il discontento aumenterà. Se invece noi andiamo, diciamo che dobbiamo fare dei sacrifici per sopravvivere, aumenterà la hope. No, diminuirà la hope, ecco, no, ok. A questo punto farei aumentare il discontento perché la hope è già abbastanza bassa. No, meglio così. Allora, tra un po' Take Care of the Hill andrà a puttane e ci sarà un bel problema. Eh sì. Ci sarà un bel problema. Hope falls, discontent rises. Vieni. Porca puttana! Scusate ragazzi, ma qui è. Wow! È diminuita tantissimo la hope e è aumentato tantissimo il discontento. Ca miseria. Promise broken. Per 24 ore è morto qualcun altro. Benissimo. Un altro è morto. Ok, mi sa che il primo gameplay di questo gioco andrà a merda. Eccolo qua. Final warning. Le persone sono disperate. Abbiamo 2 giorni per migliorare la hope. Se no è game over, ragazzi, eh. Ne è morto un altro. Continua a morire gente come se nulla fosse. L'opera è praticamente finita. Un amputato, 10 che siamo in trattamento. E però 23 sì, 18 gravi. Beacon Research. Ok.
Add a new research. Food, health and shelters. A few hard cause che mi fanno. No. Bunkhouse. Otto ore, medical post upgrade. Se no risorgo, guarda quanta roba c'è da fare, ma mi sa che non ci arriviamo. Eating. Genito power upgrade 1. The qualcosa is double when the setting is in use. Genito range. Allora se turn di genito range setting and extend is its. The core is doubled. Facciamo l'upgrade 1. E per forza, che se credo che finirà così, finirà male. Vediamo se c'è qualcosa che può migliorare la hope a questo punto. New recipe soup, new recipe sawdust meal. Hope will fall, discontent will rise, no. Hope will fall, discontent will rise, no. Fighting arena. Ok, ci costruirà una fight in arena, diminuirà il discontento, ma niente di più. Il triage. Un quarto dei pazienti morirà istantaneamente. Oppure il fuoco discontento will rise. Facciamo le care house, ragazzi, c'è poco da fare. È aumentato un po', infatti, è aumentato un po' la hope. Urgent need for treatment. Capitano, le nostre persone stanno protestando, il numero degli pazienti non trattati continua a aumentare. Apriamo un altro medical post. Possiamo fare poco. Possiamo fare pochissimo. Mi sa che questa partita andrà male. Però vabbè, era la prima, dai. Possiamo fare un care house. Non lo facciamo. Addirittura aumentiamo ancora di più la nostra potenza con cui cerchiamo di salvare le nostre persone. Il problema grosso è in questo momento che non abbiamo cibo e non so per quale motivo. È che sono tutti malati. Sono fuori in due, sono tutti malati. Per forza. Aumentiamo la nostra potenza di ricerca di persone. Ok, eaters on, assolutamente. 18 ore left. Low call, lo so che è low call, ma tanto adesso andiamo a riprenderlo, tranquillo. Siamo per aumentare la hope in maniera importante per non far finire subito il nostro gameplay. Allora, tech, il beacon. Ci serve 20 di food e 35 di steel. Ok, c'è un problema. C'è un piccolo problema. Qua ne lavorano in troppi. Qua facciamo 4 e qui maxiamo. Anche perché tanto non c'è cibo, quindi. Ah, però qua vedete c'è un avviso, qua la temperatura diminuirà di un livello e aumenterà di un livello qui tra un giorno e l'altro, eh. Intanto abbiamo questo piccolo inter ogni tanto. Ma se io lo tolgo. Chi se ne frega? Ah, mi sa che il nostro gameplay finisce qui perché. Come vedete dobbiamo aumentare la hope del 15%, siamo quasi arrivati, però le persone non ci, insomma, non ci daranno più fiducia. Se abbiamo un'altra legge da poter emanare prima che finisca il gameplay, ma credo di no. Quindi ragazzi, mi sa che termina qui la prima serie su Frostpunk. Ah, siamo stati ostracizzati dalla città.
Waiting? Oh mamma mia. Ci hanno proprio scortato all'esterno della città con le persone che ci osservavano in silenzio. Noi siamo stati giudicati e praticamente lasciati a morire in riconoscenza dei nostri sforzi. I did my best. Ragazzi, è andata male la prima run su Frostpunk. Non me lo immaginavo così complicato. Vi dico la verità, non vedo l'ora di mettermi a registrare subito, subito, subito il prossimo episodio. Perché? Perché ho trovato un gioco difficile e quando mi ci spianto su un gestionale complicato, divento, sì, che voglio assolutamente raggiungere un livello migliore. Quindi vi ringrazio per avermi seguito, per avermi seguito fin qui, vi ricordo di lasciare un bel like, un commento e ci vediamo nel prossimo episodio di Frostpunk perché non finisce qui. Mi hanno bannato una volta, ma non succederà ancora. Alla prossima, ragazzi. Ciao!